Beh, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare il Presidente che ha permesso e ha voluto che io fossi qui e devo dire che ha permesso anche che ci fosse uno staff unito come alla fine è stato creato. Credo che non sia mai mancata la stima reciproca tra me e il Presidente e quindi si è concretizzata nel mio ritorno a lavorare con lui e lo ringrazio e sono veramente onorato di far parte di questa famiglia che è tanto importante. L'obiettivo della prossima stagione, il Carpi arriva da una finale di playoff persa. Quale obiettivo ti ha chiesto la società? No, non abbiamo parlato nello specifico di obiettivo, però mi è sembrato di percepire che, insomma, visto che è stata cambiata la guida tecnica ed è stata raggiunta la finale di playoff, non ci sia tanto spazio per migliorare. Che Carpi vedremo? Il tuo calcio lo conosciamo, è un calcio di possesso, di dominio dell'avversario, e questo è il Carpi che avete in mente. Beh, sicuramente cercheremo di comportarci da Carpi, nel senso che credo che dovremmo andare sui campi, cercare di dimostrare che vogliamo vincere le partite, che faremo di tutto per farlo, con il sudore, ma anche con l'applicazione sicuramente. E serviranno ragazzi che sposano la causa come l'abbiamo sposata noi dello staff, e che vogliono meritare ogni giorno di meritare questa piazza che è tanto importante e che ha sicuramente un seguito che pochi indie se lo possono permettere. Uno di questi sarà Alessandro Calanca, che è stato appena annunciato dal direttore. Quanto del Carpi che ha appena concluso la stagione vedremo ancora? Beh, allora intanto di ritornare a lavorare con Alessandro Calanca sono molto contento e sono molto contento che sia stato confermato, questo grazie al Presidente che sicuramente l'ha fortemente rivoluto come capitano di questa squadra. Rivedremo qualche pedina, non 6-7 giocatori saranno confermati, tengo a precisare che quelli che non lo saranno non sono perché erano stati scelti giocatori non adatti al Carpi, ma probabilmente sono poco conformi alle richieste che chiederemo a loro dalla prossima stagione. Una battuta su quello che invece rappresenta per te questa possibilità, come la vivi, come l'hai intrapresa, come l'hai cominciata. Allora, io la vivo con un entusiasmo pazzesco, mi manca tantissimo il campo, non vedo l'ora di riniziare.